Salve a tutti e bentornati in Kingdom Hearts Final Mix. Dannazione, mi sono rovinato! Kingdom Hearts Burble Sleep Final Mix. Ovviamente, se lo avete notato, questa è la versione giapponese tradotta in italiano. Purtroppo io non ho il 2.5 HD Collection, o Remastered, come cavolo lo pronunciano, ma bensì la versione per PSP di quella giapponese. E andiamo subito al Castello dei Sogni. Magari prima dovrei aver già caricato un pezzo dove ho fatto una cosina in più. Mi sono salito di livello, sono arrivato fino a livello 4, giusto giusto per cazzeggiare. No, ho dovuto allenarmi un pochino perché essendo difficoltà alte, quindi perché c'è una bestemmia lì? Beh, più che bestemmia era una lettera non tradotta. Ed era lì. Che cosa? Ma come? Qui ho finito da... Come ci sei finito dentro? Cox. Sì, ogni tanto sgarra un po' qualche lettera, tipo Cosx, Quex. Eo, è pur sempre un gioco con la patch già messo dentro, quindi... Non sono un topo! Sax, meglio che non ti... Ah, praticamente noi sostituiamo... Sì, noi sostituiamo Gas Gas. Sostituiamo il topo Cicciotello. Perfetto. È un'ingiustizia. Io quello che mi sto domandando adesso è se o finirmi con calma la storia di Ventus e poi ricominciare per fare quella di terra, poi ricominciare per fare quella di acqua. Potrebbe venire qualcosa di molto più lungo. Poi se calcoliamo che se devo... che so... Oh, aspetta! Amici! Ci sono gli amici! Ok. E... Ok, sono tutti sistemati. E quindi non so se mi conviene oppure cercare di fare tipo riassunto, magari. Magari per quanto riguarda i combattimenti contro terra e acqua potrei... dove cazzo è? Potrei fare una cosa veloce, diciamo. Tagliare le parti di combattimento e andare subito verso le scene più importanti e le boss fight. Quello X si passa. Ci sa Xenil una palla. Perché la X di mezzo? Perché la X di mezzo? Siete Xenil di mezzo. Eo. Chi si accontenta gode. Diciamo. Non fate caso ai sottotitoli però, eh. Diciamolo.
Six and X Label. Vabbè, era. Quindi i suoni diventano davvero Rex. Oh. Scusate, ma io che ho visto il cartone originale, ma non c'era più di un topino? Certo. Addio, non ha conosciuto me, che non sono un topo, ma sono ad altezza topo. Però il fatto è che comunque vogliono, diciamo, rendere omaggio al titolo, cioè, non so come dirlo, riproporlo sotto l'aspetto, sotto un altro tipo di aspetto, cioè... alla fine dicevo che sono, non sono dei titoli, non sono uguali identici, tal. Allora, già faccio fatica a parlare, in più fai fatica a saltare, cosa vuoi? Prendi sta figurina, dopo dovrei guardare le figurine. Parla, mia palla. Cioè, per chi ha giocato a molti Kingdom Hearts, o anche solamente il primo, non rispecchiano ovviamente l'originale, l'opera originale della Disney. Più che altro riprendono qualche piccolo personaggio, solo che cercano di... è un tipo una rivisitazione della storia, se nel caso ci... È stata diciamo riproposta per farci stare questi personaggi qua del brand. Sora, Trico, Kairi. Infatti, infatti di metodo ci saranno anche certi personaggi della Square Enix in mezzo a... Sto parlando come un cane che non sa... che sta sclerando. Aiutatemi! Aiutatemi! Sto sclerando! Il mio cervello sta per esplodere! Aspetta! Vabbè, intanto intanto mi alleno e vi faccio vedere... La fusione! Roma! No! Aio! Affa... Ok. Sono invincibile. Non potete sconfiggermi. Sono troppo veloce per voi. E adesso dovete morire tutti. Perché? Sì, perché sì. Oh. Ciao. Morirete tutti fra atroci sofferenze. Sono livello 5, vai. Ah, sono troppo veloce e forte per voi. Dovrei tornare normale, no? Aspetta, c'era un limite massimo per tornare... No? Vabbè, io combatto in questa forma qui. Amberst contro Amberst. Chi vincerà? Un'orda contro un piccoletto.
ma sono troppo veloce per voi e troppo furbo perché siete veramente delle schifezze assurde. Ah. No! Non fate del male al piccoletto! Ma non... No! No! Ok. Mi spiace. Però wow, sono diventato una... Ai, vieni qua. Ecco, ridammi le vite che ho perso e andiamo. Basta! Livello 6, quanto... in pochissimo tempo. Hai voglia, allora sistemerò tutti qui. Farò strage. Oh, stoffa. Coso, non mi ricordo... Ah, già svanisce. Adesso manca un'altra cosa. Potevo anche sistemare con la palla, è vero. Ok, di qua perché c'è una cassa. Fiocco bianco. Mi sembra... Oggetto da grande... Vestu 2. Talpa! Na 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 na. Na 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 na. No, non posso uscire. Perché? È il momento di trasformarsi di nuovo nell'invincibile. No. Oh. Devo andare di qua. Cos'è? No! Match. Devo risalire di nuovo. Dove eravamo rimasti? Cos'è? Filo rosa. Mi manca un oggetto. Per finire il vestito. Ok, Gravity Zero. Oh. Devo arrivare laggiù. Ci arrivo. No! Non farlo mai più. Devi cercare di arrivare lassù. Perché fai questo? Dai, puoi farcela. Puoi farcela, puoi far... Gnaffa. E vuoi farlo di nuovo a piedi? Perché non ci arrivi? A far... Non... Dai. Yes. Ok. Lì. Come ci arrivo? Magari. Ok, dai. Sono un genio. Sono un genio. Una perla? Pure! No, in questo caso questo è un ricatto. Questo è un ricatto bello e buono. Io voglio i topini che c'erano nell'originale. Dove sono finiti? Non li hanno animati perché forse essendo per PSP o forse perché sennò dovevano pagare diritti di copyright di tutti i topini e di tutti i personaggi presenti nell'originale. È per questo che non li hanno messi tutti? O perché sennò veniva fuori un puttanaio e i frame andavano a puttane. Eccola l'X!
No, è una palla, non... sono i dialoghi che sono stati tradotti a cazzo. Certo, adesso. Figlia, ti sta dormendo. Accide. No, il tupino! Aia, che male! No, no! Eh? Sì, perché mi sento un po' scomodo con a combattere con una mano sola, eh. Sconfiggi Lucifero, sferra attacchi in salto per volare dietro di lui. Aia! Che fai? E se io faccio lui? Yeah. Il gattino adesso è mio! Vieni qua! Cosa? Non è valido! Dai! Yeah. No! Ehi però! Non è valido, però! Ok, ricominciamo! Come? Dai, puoi fare un salto più grande di questo! Brutto cattaccio! Ok. No! Yes! Dove vai? Vai pirla? No, no, no. Ok. Aromaterapia. No! Cattivo, cattivo! Brutto! Brutto, vieni qua! Aia! Posso ancora sconfiggerti! Anche se sono una bottiglietta! Posso sconfiggerti lo stesso! Io aspetto, eh! E la bottiglia vince ancora! Ha fatto uno sguardo prima il gatto. Ecco! Così impari ad affrontare la bottiglietta. La boccetta. Certo. No, veramente lì è un ricattatore. Io da solo che vado a cercare in tutta la stanza, piccolo come sono. No, no, io rivolgo i topini che c'erano prima. Forse perché nel periodo di vacanza allora sono andati via in vacanza, c'è solamente zag zag. Però non è giusto.
Sì. È una fotocopia. È una fotocopia. Solo come abbiamo fatto da soli io e lui. Sì, abbiamo finito praticamente. Ora puoi effettuare l'unione dimensionale con Cenerentola. E ho ottenuto il Keyblade del Cristallina. Praticamente otterremo un Keyblade per ogni mondo dedicato. Ora puoi giocare col Command Board del Castello di Sonno. Grazie, non ce ne frega un tubo. Sono livello 6. Potrei direttamente andare qui. Ma lo farò nel prossimo video gameplay. Quindi, ci vediamo in un prossimo video gameplay a vedere questo posticino qui. Ci vediamo.